Giacoppo, dominatore della prima edizione del Colli Sarrizio, trofeo Colli Sarrizio di mountain bike. Dicci se avevi programmato di fare una corsa interamente di testa dal primo all'ultimo chilometro. No, veramente non avevo idea di come sarebbe andata questa gara, perché comunque uno si allena in inverno da solo, comunque con gli amici, quindi non ha idea di avversari e che punto della preparazione sono, quindi è sempre un punto interrogativo la prima gara, quindi si arriva molto dubitosi, ansiosi, e speravo di fare bene e fortunatamente così è stato. Qual è stato il punto cruciale dove hai sferato il tuo attacco? Dopo la prima discesa, in cui avevo perso un minimo di margine da Marco Ioppolo, ho recuperato nel falso piano e lui si è staccato. Ogni discesa sentivo il tornantino là sotto, alla fine della discesa che perdevo un po', li sentivo arrivare, poi nel falso piano sempre riuscivo a recuperare, sull'asfalto guadagnavo un po' di più, quindi perdevo in discesa, ma la salita era lunga, quindi si riusciva a recuperare bene e non mi hanno più recuperato. Dunque hai pure gestito al meglio questa gara, complimenti, ovviamente la prima gara della stagione, prima vittoria della stagione. Grazie. Merita una dedica speciale, a chi la dedichi? La dedico alla mia famiglia, che mi sta sempre accanto, e ai miei compagni di allenamento, che è difficile trovare persone che comunque in questo sport dove difficilmente si danno consigli, perché c'è sempre un minimo di rivalità e si riesce a trovare gente che ti sappia dare dei consigli, come il mio caro amico Peppe Ciccioli, che mi ha sempre dato degli ottimi consigli. E ce l'abbiamo qui accanto, Giuseppe Cicciari, ovviamente ospite d'eccezione di questa gara di mountain bike. Buongiorno, hai fatto gara di testa, Alberto Giacoppo ti ha elogiato e ha ringraziato anche te per la sua vittoria. Infatti lo ringrazio anch'io, che mi ascolta sempre e mi segue in tutti gli allenamenti, anche se gli tiro il collo, però almeno inizia a capire come si corre in bicicletta, inizia ad avere i risultati, i sacrifici con i risultati. Una carriera su strada, Giuseppe, terminata forse un po' prematuramente, ora per te inizia un'altra carriera, parlacene un po' qui. Sì, la carriera su strada purtroppo è andata così, ho dato il massimo, mi cercavano tutti i soldi per passare, soldi, oppure andare gratis. Io fare questa specie di cosa non mi piace. E ho contattato una squadra di Catania, ho detto proviamo in mountain bike. Ringrazio la Titici che mi ha dato la bici, Lady Keyforte che mi passa tutti gli integratori, e ora proviamo questa nuova avventura che inizia giorno 2 a Butera. E oggi, grazie a Sacca che mi ha invitato qua, ho provato le mie potenzialità in mountain bike. Si spera di un buon futuro qui. E intanto ti diverti un pochettino con gli amici, uno dei quali è Paolo Campanella, che abbiamo anche qua. Stiamo facendo tutto in diretta, forse le immagini non saranno eccezionali, passo davanti alla telecamera. Paolo, presidente Axi, ancora una buona prova per te e ovviamente per la tua squadra, la Genesi, una vittoria importante da Alberto Giacoppo. Parlaci un pochettino di questo ragazzo, della tua società, dei programmi provinciali dell'Axi e di tutto il resto. Hai libera scelta, essendo presidente, puoi parlare di tutto. Intanto sono soddisfatto perché la manifestazione è venuta bella. Bene o male, nella norma è successo niente di grave, forse qualche scivolata, niente di preoccupante, e comunque la cosa, sono contento per Alberto che ha vinto questa gara. L'anno scorso già si è incominciato a rivelare un ragazzo che è partito che pesava quasi 100 kg, per cui vederlo ora vincere vuol dire mi sembra che anche tu quando hai ripreso la bicicletta ero molto pesante, perciò uno spot salutare per la bicicletta. La bicicletta sicuramente, diciamo, lo sport fa bene, è uno di questi sport la bicicletta, per cui Alberto dimostra tanta tenacia, tanta buona volontà, e vincere oggi per lui, e so cosa prova in questi giorni la tensione dopo tanto inverno che ha lavorato, ha preso freddo, vento, e vincere è una gran soddisfazione. Per il comitato, prima prova, mi sembra che oggi c'erano oltre 130 partenti, per cui alla fine una bella risposta al ciclismo messinese, ci siamo, lavoriamo bene e speriamo di continuare in questo modo. Adesso la prossima prova di campionato sarà a Barcellona, organizzata dalla Vivi Do Bosco, giorno 9, sarà la seconda prova del campionato. E poi invece abbiamo quest'anno, domenica prossima iniziamo sul Corso Garibaldi che organizza l'Ottica Miceli con la collaborazione sempre della Team Bike 2000. 2 marzo, se non sbaglio. 2 marzo. Perfetto. E poi una grossissima manifestazione che avremo il 16 marzo a Messina,
una manifestazione che è stata pubblicizzata anche su Cicloturismo ed è la Gran Fondo di Santo Stefano di Camastra, che per il primo anno Cicloturismo approda in Sicilia con il Prestigio 2014, che è un prestigio nazionale ma anche con prove al di fuori dall'Italia, per cui avere una prova del genere in Sicilia, in una Gran Fondo messinese appartenente al comitato AXI, mi rende orgoglioso di questo, e per cui invito tutti a essere presenti il giorno 16 marzo a Santo Stefano di Camastra, perché ci invidiano questa prova già al nord. Noi siciliani dobbiamo essere bravi a dare una risposta, e per cui essere presenti significa dare forza a chi ha voglia di organizzare. La tua esperienza è iniziata da poco, è iniziata sotto i migliori auspici, sta proseguendo ancora meglio. Speriamo. Ma permettimi di dirlo, i tanti giovani presenti, tanti bambini tanti presenti bambini. Con la mountain bike, questo sono l'attestazione di un lavoro fatto in maniera seria. Oltre 20 primavera oggi presenti, è bello, i ragazzi ci sono. E siamo un ente di promozione sportiva, cioè promuoviamo anche i ragazzini, non solo la persona che è gente che è avanti con le mani. In bocca al lupo, grazie a Paolo Campanella, grazie ad Alberto Giacoppo, grazie a Giuseppe Cicciari e complimenti per la vittoria ad Alberto Ciao. Giacoppo. Grazie. Alberto Giacoppo, forse un po' a sorpresa, ha conquistato una gara che in genere era sempre tua qui ai Colli, eri tu il padrone. E oggi Alberto Giacoppo a sorpresa sembra che abbia fatto una bellissima gara. E com'è andata? Niente, quanto riguarda la partenza eravamo tutti insieme, io, Giacoppo e Marco Ioccolo, siamo andati subito in fuga, poi c'era anche Cicciari, ospite d'onore, e si è messo davanti a tirare e niente, la prima discesa eravamo tutti raggruppati. C'era Giacoppo che aveva già un margine di 100 metri insieme a Cicciari. E la gara bene o male si è proposta così fino alla fine, che Giacoppo è andato in fuga a 200 metri e io e Marco abbiamo fatto secondo e terzo fino alla fine. Poi ho visto che Marco non ce la faceva e al terzo giro ho cominciato a tirare per cercare di prendere a Giacoppo, però il margine ampio, aveva più di 200 metri di vantaggio e mi sono giostrato con Marco Ioccolo che ce l'avevo distante di 100 metri e la gara bene o male l'abbiamo terminata così, primo, secondo e terzo Marco. Ma pensi che Alberto possa, cioè puoi recuperare questo piccolo distacco nelle prossime gare o lo vedi sì, un po' come marcia in più? Quanto riguarda la prima gara si sa, non ci conosciamo tanto bene, però bene o male ora che abbiamo fatto la prima gara so gli obiettivi quali sono. Marco, e quanto riguarda Giacoppo, è il favorito, che è allenato, complimenti a lui che ha vinto la gara. E niente, alla prossima vediamo come possiamo fare per stare con lui. Ma questa gara faceva parte anche della combinata su strada, parteciperai anche alla gara su strada? Sì, sì, certo, ora il 2, la prossima domenica siamo in via Garibaldi che ci facciamo questa la combinata. Sì, perfetto, sì. Ok, complimenti, grazie, alla prossima. Ciao, ciao.